Cosa vuol dire per Canosa avere questi eventi sportivi? Ha una grossa visibilità per la città, noi siamo contenti, ogni anno continuiamo a proporre questa iniziativa perché per noi è una gioia ed è un momento di festa per la città. Cosa si sente di dire ai giovani che si affacciano nel mondo dell'atletica? Di iniziare a correre senza pensare di diventare campioni. Poi il campione ci sarà sempre, ma l'importante è che si divertino, che corrano e si divertano. Ci saranno i campionati italiani? Sì, ci saranno i campionati italiani dove noi parteciperemo perché onoriamo lo sport in tutte le sue manifestazioni, al di là di chi lo organizza. Thank you.
gara è durissima, poi la prima 10 dell'anno, dopo brevi gare di cross, bisogna carburare, però ce la mettiamo tutta. Il prossimo non so ancora, non ho ancora fatto un programma dettagliato, vediamo un po', probabilmente domenica, se il tempo è favorevole, facciamo Cagnano, sempre con la squadra. Lo sport è sacrificio, quindi bisogna avere una predisposizione a sacrificio, però ti dà tante soddisfazioni, uno stile di vita sano, è sempre, diciamo, una bella cosa. Poi si incontrano tante persone positive che danno sempre quel qualcosa in più alla vita quotidiana. Bene, direi un percorso molto impegnativo, esperienza positiva comunque, tutto sommato. È stata una gara appunto particolare, si partiva in salita, conoscevo il percorso, il vicepresidente Antonio Di Giulio e il presidente Michele Paradiso mi avevano avvisato e me lo sono studiato un po' il percorso. Onestamente pensavo addirittura di poter fare meglio, però chiaramente il periodo in cui sono prevede appunto un allenamento molto impegnativo, quindi diciamo che per oggi va bene così, mi sono difeso bene. Tutto il lavoro che è stato fatto in questa prima parte di stagione è propedeutico per appunto il mio esordio in pista, che sarà penso nel mese di maggio sui 10.000 metri. Chiaramente farò prima i campionati italiani di 10.000 metri appunto, dove proverò a giocarmi un posto per entrare ancora una volta quest'anno in Coppa Europa. E chiaramente se questa cosa dovesse andare in porto, spero appunto di migliorare ancora il mio personale di 28.30 in pista in occasione appunto della Coppa Europa. Questo è diciamo, l'impegno più importante di questa prima metà di stagione, e quindi adesso piano piano arriveremo per il mese di maggio finalizzando appunto lo stato di forma e chiaramente proveremo a migliorarci come sempre. Sicuramente il campionato italiano è praticamente una tappa obbligatoria nel calendario di un ipodista. Io appunto, militando come società civile nell'Atletica Pro Canosa, sono dentro sia come atleta che proprio dal punto di vista della presenza a livello organizzativo eccetera. Sicuramente per la città è un'occasione importante, è un'occasione per rilanciare appunto l'attività sportiva nella città appunto di Canosa, soprattutto un'occasione per le tante attività insomma che girano appunto intorno a Canosa, che con un'occasione del genere potranno sicuramente gioviare appunto di questo evento, anche perché il campionato italiano porta atleti appunto da tutta l'Italia, quindi è un'occasione anche per mettersi in mostra sportivamente e anche in altri punti di vista, quindi sicuramente è una grandissima occasione per la città. Io sono Donatella Suriano, ho 26 anni e gioco a calcio in carrozzina, Power Chair Football, dal 2020 e sto raccogliendo dei fondi per acquistare una postura che mi consenta di giocare in sicurezza su delle carrozzine professioniste che raggiungono i 10 km orari e sono richieste soprattutto per giocare in ambiti internazionali. Sono alla terza convocazione nazionale e speriamo insomma di portare a termine questo obiettivo. Alle istituzioni chiedo soprattutto di diffondere quello che è lo sport per persone con disabilità. Bisogna diffondere a tutti questo nuovo sport che consente a noi di giocare in totale autonomia. Stanno due impegni tricolori, si può dire, in Puglia. Canosa avrà la 10 km e poi Galliano. Cosa vuol dire per il nostro sport, l'atletica leggera in Puglia? Vuol dire che noi avremo anche un campionato mondiale qui a Barletta, il Coastal Rowing, che darà ancora più lustro e prestigio, quindi avremo i campionati italiani assoluti dove verranno le medaglie olimpiche, Tamberi nell'alto, verrà Stano, verrà Palmisano a Molfetta, dove c'è un altro gioiellino da Roma in giù, c'è un campo di atletica leggera a 8 corsie che diciamo già ce lo invidiano un po' tutti, quindi stiamo crescendo, ma perché ci sono dirigenti capaci, preparati e alla base di tutto molto appassionati per qualsiasi tipo di sport. Il settore master è cresciuto anche in certi sensi,
Oggi noi abbiamo qui in Puglia 2700 master che corrono nelle diverse parti della Puglia, quindi qui ce ne sono 700, altrove altri 7, ma ripeto, questo viene fatto perché c'è voglia di stare bene, di crescere, ma di fare anche qualcosa per la salute. Contentissimo, una bellissima riuscita, tutti quanti si sono divertiti e aspettiamo che arrivano gli ultimi per fare le premiazioni. Chi ti senti di ringraziare? Guarda, tutti i partecipanti, primis, perché questo giorno di festa sono loro che lo realizzano alla fin fine. Noi pensiamo ad organizzarlo, ma loro lo realizzano. Io vorrei anche ringraziare tutti i nostri sponsor, perché grazie a loro si è dato modo di creare questa manifestazione e far venire tanta gente, quindi creando dei grossi pacchi gara, dei ristori abbastanza abbondanti e niente, grazie a loro abbiamo avuto un ottimo risultato. Un successo che è di tutto il team, si può dire? Sì, è tutto l'Atletica Pro Canosa ha partecipato all'organizzazione della gara e dalle prime ore dell'alba di stamattina, e continueremo fino a quando toglieremo l'ultima transenna. Tu sei uno dei migliori atleti in Puglia a livello master, il tuo prossimo impegno? Il mio prossimo impegno è chiudere le major, sarebbe l'ultima tappa a Chicago e dopodiché poi vedremo cosa fare, questo è il mio prossimo obiettivo. Un consiglio a chi si affaccia a questo sport? Ragazzi, cominciate a praticarlo, poi subentra una sfida con se stessi e subentra un divertimento dove non si può fare a meno di questo, quindi ve lo consiglio vivamente. Cominciate a camminare, poi alternare camminata e corsa e vedrete che vi entra nelle vene. Sindaco, buongiorno, una gara che serve anche come cartolina, come biglietto da visita per la città. Certo, qualsiasi manifestazione per noi è ben voluta, ben accettata, siamo pronti a accogliervi, abbiamo visto che la città ha accolto bene questa manifestazione. Bene, una bella domenica di sport. Questo oggi è l'antipasto, ma a novembre ci saranno i campionati italiani, cosa vuol dire? Per noi una grossa bella responsabilità di accoglienza. Sapremo farci valere, sapremo far vedere come Canosa accoglie gli sportivi d'Italia. Cosa ci fate qua? Scherzi a parte, dobbiamo premiare tutti quanti gli atleti che hanno partecipato a queste diomedia di a che edizione siamo? 25esima? Alla 24esima, però siamo già proiettati alla 25esima, sì. Ed è stato bellissimo, però abbiamo un regalo per voi amici. Sì, voi non ve l'aspettate perché qua si corre, in realtà noi abbiamo colui che ha stabilito un altro record. Un atleta di fama mondiale, chiedo scusa Dimitri. Dimitri, vieni. Allora noi abbiamo qui ragazzi il campione italiano di lancio della zeppola, Dimitri. Sì, grazie. Sì, lui è oriundo, capito? Quindi parla così. Sì, sì, e quindi è venuto anche lui oggi a Canosa proprio per condividere questo momento di gioia e di festa. Sono tantissime persone. E oggi ha dato anche dimostrazione, aveva un vassoio con 23 zeppole, non le ha lanciate tutte 23, ne ha lanciate una. Ne ha 22. L'altra puoi immaginare. Quindi sarà una sarà ed è stata una giornata bellissima, ma vi lasciamo alle immagini del buon Saccente che sicuramente saprà come fare. Voi due a correre quando? No. Se corriamo noi vuol dire che è successo qualcosa, quindi se ci vedete correte dietro di noi. Lì c'è la guardia di finanza e Mel che cominciamo a correre. Iniziamo a correre. Veniamo subito.